Buongiorno e bentornati su Amore Imperfetto. Oggi parliamo di un argomento molto interessante. Al volo tre modi per riconoscere i vampiri energetici. Chi sono i vampiri energetici? Sono persone che possono approfittarsi della nostra energia e con le quali trascorrere il tempo potrebbe diventare una brutta esperienza, in quanto spesso tutte le persone che hanno avuto a che fare con loro riportano proprio di essersi sentite come svuotate, come negativizzate, molto stanche. Quindi proviamo a riconoscerli. Primo punto, sono persone che si lamentano. Si lamentano sempre perché chiaramente, e qui andiamo al 2, loro si vedono vittime del mondo. Ogni descrizione di dinamiche, ogni narrazione dei loro rapporti, delle loro situazioni, sia relazionali che professionali, descrive e li mette in una condizione di vittima. Il terzo segnale importante dal quale possiamo riconoscere che abbiamo a che fare con loro è che quando ci allontaniamo ci rimane spesso e volentieri un enorme senso di tristezza, di malinconia, di vuoto. Quindi attenzione, queste sono le tre caratteristiche principali che ci possono far capire che abbiamo a che fare con dei vampiri energetici. E adesso vi do tre consigli su come comportarvi. Allora, il primo è un consiglio per la sfera intellettuale. Sicuramente molti di noi sono bravi e abituati a entrare in empatia con gli altri. Attenzione, se vi accorgete di avere a che fare con un vampiro energetico, non entrate in empatia. E se lui vi fa pena o tenerezza, perché le sue narrazioni appunto lo descrivono sempre come vittima, non ci cascate, perché ognuno di noi è molto a volte sensibile al senso di colpa, o comunque se di là c'è una persona che con le sue modalità chiede aiuto, ci sentiamo sempre in dovere di intervenire. Non cadeteci. Punto secondo, attenzione alla sfera intima. Questo consiglio riguarda proprio chi magari ha una relazione di tipo affettivo o anche solo di tipo sessuale con un vampiro energetico. Dunque, sono persone che nel momento in cui metti a disposizione la tua mente, svuotano la tua mente, nel momento in cui metti a disposizione o comunque vai ad avere uno scambio con il tuo corpo, ti svuotano anche a livello fisico. Quindi, se proprio non siete particolarmente legati o non amate in maniera profonda questa persona, che anche lì insomma non sarebbe un bel andare, però è un discorso diverso, se volete solo avere compagnia dal punto di vista intimo, beh, non scegliete un vampiro energetico, perché altrimenti il gioco non vale la candela. Punto 3, date il meno possibile, perché sono persone che non solo vi risucchiano nel presente, ma possono risucchiarvi nel futuro. Ricordatevi sempre che persone che ci chiedono anche solo piccoli favori e che non ricambiano questi favori, quindi parlo di un rapporto a senso unico che non è particolarmente sano, vi fanno coinvolgere, perché si partirà da chiedere un piccolo favore per poi chiedervi altro, per poi chiedervi altro. E lo sapete sempre, la regola numero uno, si coinvolge chi dà, non chi prende. Quindi attenzione anche a questo. Per oggi è tutto, spero che questi consigli vi siano utili. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi va vi iscrivete al canale Amore Imperfetto. Tutti i giorni su amoreimperfetto.com invece gli articoli sempre riguardanti temi di argomenti di psicologia, comunicazione, crescita personale, spiritualità. Il mio obiettivo, lo sapete qual è? Rendervi forti e indipendenti, passare da un amore imperfetto a un amore sano, indipendente. E l'amore sta qui, non fuori ragazzi, sempre prima qui. Alla prossima,